E ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo video, benvenuti di nuovo sul mio canale, io sono sempre il vostro carissimo Andrea. Allora raga, vi devo dire una cosa che ho scoperto mentre... Mentre stavo... come si può dire? Mentre stavo bazzicando un po' su YouTube, perché volevo vedere un po' cosa ne pensava la gente di Pokémon Diamante e Perla. Annulla il cazzo di download. Stronzo. Allora, avvia il software. Ok, perfetto. Ma tanto è disconnessa da internet, quindi non può aggiornarlo. Comunque, allora, raga, stavo bazzicando un po' su YouTube, ho visto alcuni video di Dlarz, Federic, Froze, questi qua, e tutti loro, tutti, giuro su Dio, ragazzi, tutti loro, tutti quelli che stanno portando i let's play su YouTube, anziché su Twitch, stanno facendo video della stessa lunghezza mia, quindi la verità è che forse sono solo uno dei tanti stronzi che ha deciso di fare una cosa così logorroica, meno male, pensavo, mamma mia, adesso visto che tutti fanno video tagliati bene da 20 minuti l'uno, ecco là che invece... Stanno peggio di me, ma bellissimo. Allora, mettiamo sul game intanto. Ok. Ci siamo lasciati che avevo battuto Marzia e devo andare in un posto per Lucinda. Ok, suona molto equivoco, ho detto così. Devo andare ad aiutare Lucinda perché ci stanno questi simpaticoni del Team Galassia che gli hanno rubato il Dex. Per aiutare Rowan. Allora... Allora, ma io non smetterò mai di dirlo come hanno rifatto bene la host del Team Galassia. Già di suo la host originale era molto figa. Dunque, oh, sono due insetti. Ossia, due farfalle, va bene. Orso, dunque, andiamo di aerossalto, va. Via dalle balle. Non è vero. Non muore. Il bastardo non muore, cazzo. Non ci posso credere. Ti finirò col prossimo attacco, Rip. Guarda te, guarda te, guarda te. Allora. Oh, l'ha ammazzato. L'ha ammazzato Clefairy. Ops, non l'ho potuto ammazzare da solo. GG. GG Lucinda, assolutamente. Krogank. Ecco, adesso mi facevo come se c'avevo la Ralts. Che tra l'altro ho letto che si può trovare nei sotterranei esattamente nello stesso modo in quanto vado Raiorn. Che ancora vi devo far vedere. Andiamo a fare un bel aerassalto su Krogank intanto. Se c'avevo Ralts me lo mangiavo ancora meglio. Perché Krogank è debole per 4 volte al tipo psico. Però non importa. Poi ci si pensa, poi ci si pensa, poi ci si pensa. Allora. Ok. Molto bene. No, veramente ce ne stanno un bel po' di lotte in doppio su sto game. Cantavoce. Molto bene. No. Era troppo bello per essere vero che l'ammazzava in un one hit. Maledizione. Dunque. Via. Anche se ammetto che quando è evoluto è pure peggio. Mamma mia, quanto è bello il mio Luxray. Ah, ecco che devo fare. Tanto boh, non sto in bici. Vi faccio vedere come tirare fuori dalle Pokéball. A parte che a sto punto del gioco l'avrete anche capito per conto vostro. Che cagasotto.
Pezzenti. Allora, Pratopoli. Ah, c'è la Gran Palude, giusto. La Gran Palude sarebbe l'equivalente della zona safari di se prima e terza generazione. Allora, vediamo un po'. Dunque, ragazzi, allora, facciamo una bella cosa intanto. Porta spasso. Yay! È un po' lentino a seguire il nostro NPC, il nostro character, volevo dire. Però non è malvagia comunque come cosa, calcolando che sto gioco non è stato manco aggiornato. Allora, a parte che mi sa che è pure aggiornato dallo stesso problema, quindi che sto dicendo pure io. Allora, molto bene. Adesso scendiamo nel percorso sotto, così cominciamo ad andare verso Pratopoli, che sta sotto al lago Valore, ossia il secondo lago dei leggendari che c'è qui a Sinnoh. Mamma mia, la regione di Sinnoh, ragazzi, secondo me a livello geografico proprio è una di quelle più fighe. Allora, vediamo un po'. Chi ci manda questa signora? Oh, Ghastly! Allora, facciamo una cosa. Per adesso usiamo Star Ravia. Poi volevo vedere anche, perché a quanto ho sentito sempre da un altro video di Hux24 sui sotterranei, Ivy purtroppo si conferma che è reperibile soltanto da Bebe. Quindi non so se è ottenibile anche dai sotterranei, come ho visto per Magnemite e per Iron. Però Kadabra, mettiamo... Ma sì, dai, facciamo la Axray. Però io spero, auspico, una volta che saremo arrivati almeno a Nevevoli, visto che i grandi sotterranei si dividono per zone, per biomi, e alcuni biomi non sono accessibili immediatamente nel gioco, visto che Nevevoli è nella zona più innevata di Sinnoh, ossia la zona che va dall'uscita del Monte Corona più a nord fino a Nevevoli, appunto, voglio vedere se nei dungeon sotto lì, parco 2, magari ci si trova Snorant, perché volevo provare a farlo, a farmi Froslass, che è uno dei miei Pokémon di quarta gen preferiti. Mori. Mamma mia, che sciottone, ragazzi. Kadabra è ostico perché ha un attacco e un attacco speciale molto, ma di contro, ragazzi, anche se lo colpisci con morso, con l'Axray che non è nemmeno del tipo buio, se lo mangia. Misdreavus, un altro morso onesto. Mangiamocelo. Fuori dalle balle. Ok, anche Misdreavus abbiamo capito che non ha una difesa super resistente. O forse è l'Axray che ha l'attacco fisico propositatamente alto. Vabbè. Dai, 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 che tra un pochino dovrebbero evolvere sia sia Monferno che... Oh, vedete? Le bacche, le cazzo di bacche. Vediamo un po'. Bacca Liegia, sì. Mettiamoci delle altre. Ok. Bacca Cedro, con le freccette qua ci si muove meglio. Con le freccette qua si muove assolutamente meglio. Baccastagna, voglia. Bacca grana. Questa è leggermente più difficile da trovare, se non sbaglio. Mi sembra che ti ridai PS, ma ti confonde il po'. Possibile? Non vorrei dire. Ho usato. Ne aumenta. Ah no, ne aumenta l'amicizia. Ok, non mi ricordavo. Perché ci sono anche bacche che ridanno PS, ma possono mandare il Pokémon in confusione. Sconfitta, chissà come andò. Intanto lottiamo, poi si vedrà. Mamma mia. Cioè, i dialoghi veramente mi fanno tornare bambino. Perché certi sono proprio identici. Allora, oh, un godin, 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 molto bene.
Vediamo un po'. Sarebbe stato meglio adesso se fossi entrato con l'Axray. Ma come potevo sapere che schierava come primo Pokémon sto pesce rosso? Allora, attacco aero assalto. Stavo per dire attacco d'ala, dimenticandomi il fatto che gliel'ho fatta dimenticare per aero assalto, che è molto meglio. Perché ovviamente, ragazzi, attacco d'ala è un po' la versione potenziata di azione, ma di tipo volante, nel senso che fa un bel danno. È di tipo volante, quindi con un po' come erba, cioè erba, lotta, questi qua va bene, però non c'ha effetti secondari, mentre l'assalto non può fallire. Quindi, ovviamente, a parità di potenza, come cacchio fai a lasciare attacco dalla maledizione? Giusto se ci vuoi più mosse volante, nel caso una delle due poi si esaurisca e non vuoi rifatte tutta la strada fino al centro Pokémon per ripristinare i PP. Perché ovviamente, ragazzi, una delle cose brutte dei giochi di Pokémon è che ci sono gli strumenti, quelli che permettono di... permettere il riutilizzo delle mosse, ossia tipo l'etere, l'elisir, questi che ricaricano i punti potenza delle mosse, che purtroppo non si possono comprare nei Pokémon Market, e quindi devi avere lo sculo di trovarli in giro. Ovviamente questo non vale per le lotte online, perché in lotte online è vietato usare quegli strumenti in particolare. Però, ottimo, un ferno solo a livello dentale, tra tre livelli dovrebbe evolversi se non sbaglio. Allora, è un po'. Poi ho visto una cosa che mi ha fatto molto piacere, il fatto che quando ti porti il Pokémon a spasso ti aumenta l'amicizia, quindi aumenta anche la possibilità di resistere a mosse che normalmente ti ammazzerebbero. Molto bene, anche Bibarel sali a livello 29, dai. Ce l'ho quasi tutti sopra il livello 30, o comunque a livello 30, dai. Per il punto del gioco a cui mi trovo va benissimo. Oh, che palle. Ecco, questa è una cosa brutta. Cioè, ma che te ci vuole a... Ecco, vedi. Certe volte questo è un brutto bug che c'ha la funzione dei Pokémon accompagnatori. Perché su Diamante... Cioè, è molto meglio visivamente rispetto ovviamente a com'era Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Perché... su Heart Gold e Soul Silver, ragazzi, eravamo su Nintendo DS, chiaramente non è che si poteva... War Madame, la rivoluzione di Barmy, ecco com'è che si chiamava, non mi ricordo mai l'altra, forse Miotismon o... No, sto di una bestemmia, tipo, non mi riesco a ricordare mai le evoluzioni di Barmy, per quanto non me le sono mai filate. Cioè, c'ho la carta da gioco di War Madame, se non sbaglio, ma la carta da gioco, non è che lo uso. Allora, tiè, molto bene. Cioè, visivamente, ovviamente, passando da Nintendo DS, che è una console di sesta generazione, alla Switch, con una console di ottava, ovviamente la differenza si vede. Graficamente è molto più gradevole il Pokémon compagno su Pokémon... come si dice? Su Pokémon questo. Molto più bello graficamente, perché il Pokémon qua c'ha tutte le animazioni a 1080p, non dico 60, ma sicuro 30 fps minimo. Però diciamo che il fatto che se non c'hai sta Revia che ti segue e c'hai un Pokémon che si muove via terra, 9 su 10 anche quando ci sono i salti, perché questa cosa io, ragazzi, l'ho provata quando stavo a Flaminia, che là ci sono i salti per arrivare fino alla zona dove ci stanno gli unknown. Fondamentalmente, come si può dire, maledizione, non l'ho ammazzato. Vabbè, usa malo sguardo, allora è scialla. Cioè, fondamentalmente, anche quando devi passare i salti, il Pokémon ti torna nella sfera, lo fai rientrare nella sfera e poi... Cioè, ma fallo capace di saltare, porco due, non è che ci voleva chissà quanto. Cioè, bella iniziativa, ma che poteva essere resa meglio, non mi sono manco accorto di chi vuole mettere. Nel dubbio, visto che è uno psiche, metto l'Axray, perché gli psiche usano sempre quelli. Allora... Ecco Kadabra, dai. Vediamo un po', speriamo che non mi sciotta con un attacco psico, ma vediamo. Non dovrebbe. Lotta. Morso. Maledizione. Ok, no, non me leva niente. A che livello sta lui? Al 20... Ma come al 23? Ma stanno così sotto, porco. Ecco perché ci metto poco a buttarli giù. Ah.
Ma che tristezza. Allora, cioè, io capisco che sfidando tutti gli allenatori a ogni percorso, ma addirittura io non me lo ricordavo così facile da livellare. Aspetta un attimo. Aspetta, ho visto una cosa interessante lì. Ah, ok, no, ovviamente anche nell'originale facevo questo qui, ragazzi. È ovviamente l'ingresso al quarto lago di Sinnoh, che sarebbe la fonte saluto, dove c'è Giratina. E proprio come negli originali per DS, su Diamante e Perla, anziché su Platino non c'è questa cosa, ovviamente, visto che là il leggendario di copertina è proprio Giratina, che è anche il primo leggendario catturabile. Su Pokémon Diamante e Perla, questo sentiero che porta al quarto lago di Sinnoh, fino a quando non hai ottenuto il Pokédex nazionale e buttato giù la Lega, è inaccessibile. Mamma mia, cioè, sono stati assurdi a rimettere pure una cosa del genere. Io mi aspettavo che... Per un attimo ho pensato che l'avessero reso esplorabile. Allora, via. Dunque, ciao. Allora, vediamo un po'. Dunque, Roselia, va bene. Mi sa che me lo farò avvelenare, perché l'unica mossa volante che c'ha starevi è fisica e a contatto. Però non importa, poi lo curerò in un altro momento. Via le balle. Fuori. Ok, non aveva veleno punto o spargispora. Mi aspettavo di sì. Sono sorpreso in positivo. Cambia Pokémon. Buttiamo dentro Monferno, giusto per sicurezza, perché io non mi fido molto dell'abilità secondaria di questo Pokémon Erba. Allora, bello attacco bracere, va. Ma vieni. Ma sta al 22. Ma veramente, cioè, mi oppongo, vostro onore. Ma ce l'ho livellati di tipo 10 livelli, fra. No. Ma che brutto. Porco due. Io sono allibito. Cioè, questo non è che è il gioco che ti vuole. Cioè, è proprio che è il gioco che ti vuole. Cioè, però non nel modo in cui uno penserebbe, che magari te li metto bassi apposta, perché in questo modo ci metti di meno a arrivare alla fine. No, qualcosa da ancora più fame. Non posso manco disattivare condividi esperienza. Che diavolo. Cioè, no, raga, io sono abituato a quelli originali. Ok che così è un po' meno una rottura dover allenare ogni singolo Pokémon. Però che tristezza, veramente. Vuoi drenarmi l'energia? Vuoi drenarmi l'energia? Bracere. Muori male. Stronzo. E andiamo. Cioè, raga, io capisco che da un lato è meno legnoso, perché così non devi stare a switchare ogni volta. Però porco due, gli faceva tanto schifo disattivare sta cosa e mettere condividi esperienza classico. Porco cane, cioè. Sto molto contrariato in questo momento. Ecco, questo qui è... Oh, mamma mia, quanto hanno fatto bene questi ultimi percorsi, comunque. Questo qua è l'ingresso al Lago Verità. E ovviamente ci stanno i bastardi del Team Galassia, quindi ripete. Maledizione. No, aspetta, non è il Team Galassia. Fammi vedere. Ma vai, protegge il lago, ordini di un certo Cyrus, cioè sono proprio gente piazzata lì, gente piazzata, non me la ricordavo, ero sicuro che fossero due regole del Team Galassia. Mamma mia, raga, è passato un'eternità quando ho giocato l'originale di questo, non me posso ricordare tutto. Allora, ok, adesso qua siamo nel percorso 203, tra l'altro qui
Tra l'altro qui, porco cane, come cacchio si scendeva? Aspetta un attimo. Da qua, da qua, da qua, da qua, da qua, da qua. Mamma mia, la host di sto percorso pure resa in modo magistrale, direi. Ecco, qua ci sta Shellos dell'altro lato di Sinnoh, quello azzurro, ossia. Ok, piccola. Facciamoci una lotta. Vediamo un po'. Bibarelli. Mamma mia. Allora. Ok, dai, stiamo a 20 minuti di video. Pensavo di starci a mettere un'eternità di più. Allora, aerosalto, via. Vabbè, 23, ma non c'è gusto a giocare così comunque. Non c'è gusto, cioè arriverò alla palestra che Omar ci avrei Pokémon tipo 4-5 livelli sotto. Che tristezza. Che amarezza, raga, veramente. Aspetta. Che ti dico? Io provo a evitare gli allenatori, giusto per non livellare un po'. Per non livellarli troppo, volevo dire. Provo ad andare così alla palestra di Omar e vedo se mi dà un po' più di sfida. Perché porco cane, nemmeno prima con Marzia ho fatto così poca fatica. E Marzia la seconda lotta l'ho stracciata. Ok, la prima mi stava a lei, però. Pratopoli, mamma mia che bella. Allora, ecco, Pratopoli, se non sbaglio, è la città dove ottieni volo. Quindi, una volta che hai... Mettiamo in sesto, sì. Ho messo più carte, oddio, mi sono dimenticato dove trova, dove te danno la MT in questo gioco. La MN nell'originale, però la MT in questo gioco. Mi sono dimenticato dove è che te danno volo, sa? Cioè, credi? DMN che si ottiene originale, mi ricordo Scala Roccia che si trovava sotto nei Vevoli. Allora, vediamo un po'. Omar il distruttore, mamma mia. Allora, proviamo un po' a entrare qua, va? Mettiamo primo Luxray e facciamo... Mamma quanto è bella la palestra di Pratopoli qui, porco cane. Allora, mettiamo primo Luxray, va? Perfetto. Monferno mi sa che lo faccio stare in panchina in questo momento. Buttiamo giù tutti gli allenatori prima di tutto. Ciao, bello! Dai che qua ci divertiamo. Luxray farà tanta di quell'esperienza che salirà tipo al 36-37, penso. Allora, ah, ok, un Pokémon solo, dai. Meglio uno solo che 300 tutti uguali, figliuolo. E c'è pure Buizel. Buizel è un Pokémon acqua molto, molto, molto bello. Molto, molto bello. Non forse tra i miei preferiti, ma sicuramente neanche uno dei più anonimi, posso dire. Allora, facciamo una bella attacco scintilla, va. Via. Molto bello. L'originale, il verso di Buizel era... mamma mia ragazzi, noi non immaginate quanto cacchio ci ho nerdato, io sono diamante. 160 ore mai resettato ragazzi, mai resettato in 13 anni, ma di che cosa stiamo parlando, cazzo? Cioè veramente, penso di essere stato uno dei più infognati, no non è vero, uno dei più infognati no, perché c'è sta gente che sapeva come giocaccio online, io non sapevo come giocaccio online a Diamante e quindi ha fatto molte più ore di me, ma in generale non è stato neanche uno, cioè è stato un gioco di poco a cui ho giocato tanto, ma non uno di quelli a cui avevo più ore, i giochi su cui ho fatto più ore sono stati Zaffiro Alpha, Luna, soprattutto per l'online Luna, e ovviamente Soul Silver che ne ho fatte oltre 460. Oh cacchio, c'è Barbuck che è di tipo terra, non ci voleva. Questo non me l'aspettavo, ammetto. Non me l'aspettavo. Facciamo un bel attacco morso. Maledizione, non muore. Maledizione, c'è Fango Sberla. Ho preso sotto gamba questa cosa. Ho preso sotto gamba il fatto che potevano c'è Barbuck, perché effettivamente Barbuck poi pure selvatico si può prendere, ma è una gioia. Allora,
E non c'ho Pokémon Erba, più che altro. Non c'ho manco Pokémon Erba, maledizione da mandare contro. Se, non mi ricordo manco se Omar c'aveva, sicuro c'aveva Gyarados, se non ricordo male. E Floatzel, forse. Andiamo un po'. Aspetta. Aspetta un attimo. Aspetta, qua sotto. Qua sotto, vediamo. No. Maledizione, dove devo andare? Voglio piangere, non mi ricordo come si fa arrivare fino da Omar. Allora. Aspetta, fusiamo la, le freccette, che qualcosa dice che mi conviene. Aspetta, proviamo ad andare. Scende ignorando quel pulsante. Sì, qua devo andare. Ciao marinaio! Molto bene. Oh, Wingull! Al contrario di Barboak, che mi serve un po' come un'erba, ma se ce l'ho lo mangio a colazione. Wingull è volante invece che terra, oltre che di tipo acqua. Quindi, mi sa che sta un po' nella merdina sto marinaio. Allora, guarda, livello 24, raga, che tristezza. Scintilla. Non mi piace proprio. Potevano almeno aumentare il livello dei Pokémon, visto quanto ti sprona a salire di livello sto gioco. A livellare tutti. Guardate, guarda. Un altro Wingull. Tengo l'Axe, porco cane. Troppo facile così. Troppo, troppo facile. Scintilla. Molto bene. Cioè poi il bello, io non uso neanche i sotterranei come a quanto ho capito si potrebbe fare, perché nei sotterranei i Pokémon c'hanno livelli ancora più alti. Cioè perché sono proporzionati ai livelli che c'hanno i nostri Pokémon in quel preciso momento. Quindi si possono livellare ancora meglio. Tipo un po' la, il grattacielo nero, l'antro dell'albero bianco su bianco e nero 2. Però, porco cane, cioè durante la storia principale un conto è dopo che hai buttato giù la Lega e quindi c'hai come post Lega, se vuoi portare per esempio i tuoi Pokémon preferiti al 100. Ma maledizione, cioè veramente non è possibile una cosa del genere nella storia. Cioè, t'accorcia la longevità, ok che ci sto comunque a mettere un po' dei giorni, arriva fino a alla fine, eh. Però che palle, scintilla. Mori. Guarda, 24, che tristezza, Dio mio. No, il bilanciamento della difficoltà non mi piace, per niente proprio. Cioè, apprezzo l'intento di mettere i Pokémon che guadagnano tutti insieme esperienza, perché così uno evita di switchare ogni volta e in generale di... come si può dire? Cioè, non c'è manco bisogno del condividere esperienza, però d'altro canto, maledizione, così... per forza di cose la sfida è facilitata in una maniera allucinante, veramente. Allora, vediamo un po' sto pescatore. La cosa bella però è che a forza di ammazzarli avrò tanti di quei, come si può dire, tanti di quei soldini che alla fine di questa palestra, quando potrò andare da Omar, forse non solo avrò ancora un bel po' di mosse elettro da usare, perché ovviamente oltre scintilla Luxray ha anche coso, tuono shock. E qualcosa dice che ammazzerei sto Goldin pure con quello. Guarda che tristezza, tuono shock, non c'ha manco la potenza di scintilla, va. Che roba. Quindi potrò semplicemente curare con la pozione Luxray dal fango. Oh, inverti, volte colpo di scena, fai dimenticare, sì, a voglia. Allora, vediamo un po'. Con cosa switcho? Con tuono shock. Sì. Molto bene. Invertivolt è buona. Invertivolt è molto buona. È stata introdotta su bianco e nero, come non tutti sanno.
E praticamente una volta scagliata permette di switch. Ah, Barbo, ok, lo cambiamo, dai, giusto per praticità. Mettiamo Bibarel che c'ha qualche... No, dai, pistola acqua. No, dai, facciamo una cosa, facciamo Starevia, dai. E Starevia è immune alle mosse terra, quindi potrebbe anche... A parte che capirai se ce l'ha al 24-25. Starevia sta al 32, capirai. Ma quale importa che metto? Che tanto lo butto giù lo stesso. Vedi perché è brutto sto bilanciamento della difficoltà. Proprio cringe. Terribile. Aero assalto. Non c'è gusto a giocare così. Non c'è proprio gusto. Posso capire il fatto che così te lavi tutti gli allenatori inutili, perché ovviamente molti di questi allenatori sono fatti solo per livellare, c'hanno sempre gli stessi Pokémon, però che cazzo, cioè veramente un minimo, minimo. Un cazzo di minimo. Allora. Vediamo un po'. Tanto che Eridos è talmente debole ai mossa elettro che... Comunque. Ok, è l'ultimo che c'è, quindi posso usare pure Invertivolt, va. Via. Muori male, ma vieni! Abbattuto, ragazzi. Abbattuto malissimo. Ma stiamo ancora 30 minuti. Onesto. Molto bene. Allora. Aspetta un attimo. Mamma mia, non me la ricordavo così tortuosa sta palestra, giuro. Mi ricordavo il meccanismo dei pulsanti, ma... Allora. Ci dovremmo essere quasi, credo. Forse ci siamo quasi. Ok, tre Pokémon, vediamo. Oh, Shellos. Sai che non mi ricordo se Shellos è terra quando sta al primo stadio? Ora verifico. Ora verifico. Non mi pare, mi sembra che diventava terra quando si evolveva in Gastrodon, se non ricordo male, però mo vedo, scintilla. Ok, infatti non era di tipo terra, non era di tipo terra al primo stadio Shellos. Oh, ragazzi, a forse gioca poi, cioè io poi ripeto, raga, non mi è mai piaciuto il competitivo, ma a forse gioca, vedete quanto mi ricordo bene a memoria i tipi di Pokémon. Maledizione. Poi magari uno dice sta porta Pokémon solo per cosa lo porta. Anche perché sicuramente se lo porta adesso che è appena uscito. Ma poi ragazzi, per ricordarmi i tipi di Pokémon, un po' di che un pochino mi interessa come brand. Poi certo, gli ultimi che hanno fatto non mi sono piaciuti per niente. Cioè Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna non so male, però avrebbero dovuto fargli uscire subito. Non è che metti prima Pokémon Sole e Luna, che sono giochi buoni, e poi fai uscire l'anno dopo le versioni DLC che costano comunque a prezzo pieno e la gente se le compra lo stesso. Il bello perché so, perché c'è scritto Pokémon sopra. Che tristezza. Ok, questo è lo Shellos variante di questa zona di Sinnoh. Perché Shellos su Sinnoh funziona così: nella parte più orientale, cioè verso due foglie, giardino fiorito, così si trova quello rosa. Mentre da queste parti, che è più occidentale, più... Cioè più da quella parte era più occidentale, volevo dire. Mentre da questa parte, che è più vicino alla Lega, cioè più a ovest, si trova quello blu, che è, secondo me, leggermente più bello. Leggermente. Ottimo, dai, visto che ci stiamo. Allora, Facciamo una cosa. Diamogli una bella pozioncina. No, non è vero. C'hanno tutti il massimo DPS. Cioè, non mi sono fatto un figo secco. Buttiamo giù Omar, dai. Vediamo un po'. Ammazza, pure lui non male, cioè. Sembra un po' più giullare rispetto a come me lo ricordavo prima.
Non so, il distruttore. Stati temperati, bianche acque e burrasco. Quanti attacchi ti ascineranno a fondo? Vinceremo noi, certo. Mamma, me lo dicevi anche 13 anni fa questo. Pokémon Diamante è uscito in Italia, che era il 2007. Ma io al tempo ero talmente infognato a giocare sulla PSP a Sonic Rivals, ragazzi. Gioco platform molto sottovalutato, secondo me. Non impeccabile, ma sicuramente non da 8, 9, forse da 7, però sicuramente molto sottovalutato, secondo me. E quindi il DS me lo sono fatto solo l'anno dopo, che ero ancora in prima superiore perché mi avevano steccato. E quindi ovviamente alla fine Diamante sono arrivato a giocarlo 2 anni dopo il rilascio ufficiale. Il bello è che lo giocavo su R4, quindi se ce l'avessi avuta quando uscì il DS, che tutti avevano l'R4, l'avrei potuto giocare anche prima che uscisse in Occidente, come ho fatto poi con, guarda, livello 27, che è ridosso suo, che palle. Ok, non è troppo lento, non è troppo lento, dai. Ma purtroppo per te scintilla leva per 4. Pippa! No, non è vero, non è una pippa. So io che so OP, so io che ho i Pokémon troppo OP. Quagsire, merda, 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 merda. Questo non mi piace. Questo non mi piace. Allora. E quindi praticamente io, quando uscì il Diamante, immaginate, ragazzi, che venivo dalla terza generazione, però Rosso Poco, Verde Foglia e Smeraldo li giocavo in terza media, anche in prima superiore, l'anno che mi bocciarono, molto meno che in terza media, ero proprio chiuso con i giochi Pokémon per Game Boy Advance. E quindi praticamente vedere, perché poi ovviamente tutti dicono i primi giochi in 3D sono stati X e Y, forse bianco e nero, non è vero. I primi giochi 3D sono stati Diamante e Perla. Voi immaginatevi passare dai giochi con la grafica del Game Boy Advance a quelli, come si dice, porca vacca. A quelli che ci stavano su Nintendo DS, che erano, porco due, che erano in 3D, ragazzi, che vi piaccio o no, i giochi per DS erano 3D. Non è che il 3D è arrivato col 3DS perché la console si chiama 3DS. Non esiste una cosa del genere, cioè, porco due, porco, che non mi dica che mi scotta, non mi dica che... Madonna, che culo! Ecco. Questo non me l'aspettavo. Adesso mi fa comodo avere i Pokémon un po' OP, perché probabilmente mi fotteva mezza squadra. Per quanto c'ho. Non c'ho manco un Pokémon cazzo di tipo Switch. Devo muovermi con Monferno. Vediamo un po'. Cresci pugno. Maledizione, non ci credo. Non è morto, anzi, sto nella merda. Ok, no, non troppo. Mi abbassa la velocità, però. A parte che Quagsire è lento quanto un corpo, quindi non importa. Ma vabbè. Ancora cresci pugno, dai che lo buttiamo giù. Dai che lo buttiamo giù, maledizione. Molto bene. Mi sembra che poi c'ha Floatel. Possibile? Mi sembra che c'aveva pure Floatel, se non sbaglio. Molto bene. Sì, c'ha Floatel, lo sapevo. Mandiamo Luxray e facciamo la finita, maledizione. Accidenti. Nonostante i miei Pokémon siano stati allenati abbastanza a dovere, ho evitato solo un paio di allenatori deliberatamente perché non volevo portarli. Ecco, per esempio, in game, quando c'è la lotta, Omar sembra molto più cazzuto proprio come nell'originale. Cioè, il design overworld, proprio come tutti i personaggi, lo fa troppo coccoloso, secondo me. Troppo coccoloso per quella. Non perché stia male, ragazzi. A me lo stile CB non dispiace e lo dirò sempre in questo gioco. Ma sul personaggio di Omar, diciamo che mi aspetto altro. Ecco. Allora. Via. Che poi Omar, tra l'altro, si può incontrare anche su Heart Gold e Soul Silver al centro commerciale di Azzurropoli, se non ricordo male. Solo che ha tutt'altra funzione. Su Heart Gold e Soul Silver, purtroppo non si possono. Cioè, ci sono alcuni personaggi, alcuni capo palestra, sicuramente Omar, ma mi sembra anche altri che si vedevano su Diamante, Perla e Platino, però non si possono mai sfidare, purtroppo. Molto bene. Medaglia palude? Acquitrino, non mi ricorda, maledizione. La medaglia palude è quella che te dà Sabrina alla palestra di Zafferanopoli. Che capra che sono, mio Dio. Che
Che pampaluco, non ci voglio credere che ho fatto un fail del genere. Questo poi. Oh, i bolli. Aspetta, forse sti bolli poi posso usarli per Bibarel. A parte che Bibarel c'erano già i bolli personalizzati. Metti 55 acqua di sale. Acqua di sale, sì, me lo ricordo. Mamma mia, che bello. Allora. Ok, possiamo venire via da qua. Adesso possiamo usare volo, se non sbaglio. O forse... forza? Non vai subito. No, mi sa che è volo quella che si ottiene qua. Allora. Dai, direi che sto in tempo per finire il video. Mo' vediamo se riesco a trovare subito. L'MTD volo, perché non mi ricordo. È vero, te la dava qualcuno quando buttavi giù uomo. Aspetta. Ah, questo qua va verso il lago valore. Altri bolli. Ma bene, non me l'aspettavo. Allora, facciamo una cosa. Mettiamo Luxray a spasso. Andiamo, cazzo. Ci sono altre bacche lì, però mo non c'ho voglia. Maledizione, non ci ho pensato che mi poteva... De, se correvo! Che babbo! Vabbè, dai, non importa. Sarà una formalità da nulla. Capirai, ce n'è uno. Capirai. Glemmiao. Molto bene. Andiamo. Luxray. Ah, guarda come hanno fatto bene la spiaggia, tra l'altro. Non lo stavo notando prima quando ho buttato giù qua la ciambellina. Mamma mia. Non lo stavo mai notando, mai, no, raga, è veramente incredibile come hanno caratterizzato ogni singolo scenario. Facciamo un bel attacco scintilla, va? Mori. Avevo pensato di fare inverti volte e poi buttare dentro un inferno, ma... no, non c'era bisogno. Purtroppo non c'era bisogno. Hai voluto te la lotta, tesoro, non rompere. Perfetto, questo pescatore lo lasciamo lì. Oh, porco cane, mi sono perso la sfera poche lì. La sfera poche lì, mi sono perso. Molto bene. E questo? Oh, Shellos, non l'avevo visto bene. Ma perché mi sta ricominciando a laggare sta merda di scheda d'acquisizione? Non ci voglio credere, mi sta laggando male. Cioè, non troppo in realtà. Però che pizza. Prima stava girando talmente bene, guarda te. No, devo... forse dovrò abbassare un po' i settaggi della scheda d'acquisizione, perché sennò... sai che c'è? Io mi sa che... stop questo video qua, anche perché effettivamente si è fatta una certa. E a ricominciare il gioco lo faccio nella prossima parte, ragazzi, perché se no mi sa che questo... a parte che avrei potuto anche disattivare la scheda acquisizione e riattivarla, probabilmente sarebbe venuto qualcosa di meglio, come ho fatto prima durante la lotta in palestra con Marzia. Però la verità è che si è fatta una certa, quindi mi sa che vado. Quindi ragazzi, grazie per essere stati a seguire fin qua. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Se non vi è piaciuto, non fa niente. Io accetto le critiche, accetto anche chi mi dice: ah, i tuoi video sono lunghi, quindi metto dislike. Ok, mettete dislike. Se ne parli bene o male, purché se ne parli, mi fate fare views lo stesso. Scherzo. Vabbè, se vi va di continuare a seguirmi, mi fa piacere, altrimenti non importa, ragazzi.